Di Reggio Calabria, ai fini di tutelare gli interessi dei consumatori e degli operatori onesti, hanno provveduto al sequestro di oltre 1.500 confezioni di gel igienizzante antibatterico e privo delle dovute autorizzazioni. Un'azione di contrasto, questa, ai comportamenti illegali e agli ingiusti profitti, proprio ai tempi dell'emergenza sanitaria Covid-19, denunciati tre rappresentanti di attività commerciali per i reati di frode e mancanza di autorizzazione nell'immissione in commercio di biocidi. A seguito di una scrupolosa e attenta attività ispettiva presso centri commerciali e attività all'ingrosso di Reggio Calabria e provincia, da tali verifiche è risultato che i prodotti, per lo più cosmetici, venivano identificati come un biocida, sostanza capace di eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, senza essere mai stati autorizzati dal Ministero della Salute, traendo così in inganno l'acquirente circa qualità e effetti pubblicizzati dell'articolo. Le mascherine si dividono in due tipologie, IDP, dispositivi di protezione individuali, e IDM, dispositivi medico-chirurgici. Parliamo di IDP, che sono quelli più venduti, si dividono in tre classi praticamente di protezione, gli FFP3, gli FFP2, gli FFP1. Le FFP3 e le FFP2 sono dedicate ai chirurghi, ai medici e agli infermieri che sono più in contatto con i pazienti contagiati perché hanno un elevatissimo grado di protezione. Per il cittadino comune che fa le sue incombenze quotidiane possono anche bastare le FFP1, dette anche linee. Che cosa bisogna verificare all'acquisto? Il marchio CE sui DP, che le indicazioni siano in lingua italiana e quindi ci spieghino bene come indossarle. E un consiglio è quello di comprarle da rivenditori conosciuti, non occasionali, che possono comunque rispondere di ogni eventuale problema della mascherina, del dispositivo. Una cosa importante da sapere è che con il decreto legge 18 del 2020 è stato, diciamo, fatto deroga di fornire le caratteristiche delle mascherine e quindi per produrle più velocemente. Comunque il consumatore ha diritto, di visionare la scheda del produttore se ne fa richiesta.